Eccoci qua, questo è il cimiterino abbandonato del Singerna e mi hanno chiesto di trovare la strada, che dovrebbe essere questa perché non l'ho fatta neanche io, che va alle Ceregne. Ora ci proviamo. Tra l'altro vengo da un giro, ho già fatto 34 km e mezzo. Comunque tanto ero qui, ho detto proviamo. Dovrebbe essere questa, quello è il cimitero. A 200 metri c'è la strada asfalto al ponte del Singerno, lungo la diga. Dai, vediamo un po' dove porta. Inizia che c'è subito un bivio, noi a sinistra c'è una rampettina, poi inizia sta stradina graziosa in mezzo al bosco. Vediamo. Se uno cerca la salita, qui la trova, come potete vedere. Eh sì. Questa idea andava fatta giù, anche questa. Comunque. Ha sfrascato. C'è un daino, qualcosa. E là. Dove sta malapena il culo io. Non molla sta salita, oh. Non molla. Aspetta, ma voglio vedere com'è sta faccio qua. Vediamo. Oppela. Quella è la casaccia. Lassù è i ripetitori della faggeta. Bellissimo. Attenzione, qui arriva una prima casa, che non so cosa sia. Speriamo bene. Un po' abbandonata, non del tutto, insomma, c'è anche una chiesina. Che è questo? Che è questo? Un attimo, che devo capire cos'è questo. Posto strano. Nel frattempo qui si è aperto un mondo. Bella storia. Ah, discreto. Porco bobo. Aspettate un attimo che mi devo piazzare qui. Bella storia. Bel punto di vista questo. Semplicemente splendido. Giuro, non l'avevo mai fatta, ma la farò più spesso. Quindi si capisce cosa c'è. Oh, c'è un capannello. Ma io dove devo andare? Ho sbagliato strada. In questo momento siamo proprio dentro al bosco. La strada viene tagliata, ma transitata è un altro discorso. Strano, strano sto sentiero. Proprio strano. Ma mi dico che finisce qui, eh? Ai ai ai, caramba! I matti di solito fanno così. Vanno vedendo, vanno i sentierini. Ma questo è un sentierino? No, questo mare qui. Va bene, ha ragione Comutto, ho sbagliato via. E quando si torna indietro che si ride. Di solito.
Almeno indietro posso dire che la so. Peccata una salita, sono dovuto tornare indietro perché non riuscivo a trovare il sentiero, ora sarà chiuso, non lo so. E allora tento un'alternativa. Vediamo. Di sicuro sale. Questo è poco ma sicuro. E non molla. Finirà prima o poi. Oh! Attenzione, quello cos'è? Pezzo di ferro strano. Oh, non lo so. Qui stiamo salendo, eh? Qui che c'è? Un altro capannello da caccia. Quelle sì. Mi dico che finisce qui anche questo il sentiero. Oh porca. Non sentieri chiusi. Ah, questo qui. Dura l'avventura. Quanto capisco, c'è un pezzo di sentiero chiuso, che è quello che sto facendo adesso. Vediamo se mai sbuca. Oh, porca trota, che botta in quell'albero. Oh, spini, se non metti i guanti. Vediamo che ci sta a faccio. Quella là, la madonnuccia, ha cambiato completamente prospettiva. Sentiere questo, sarà, l'ho messo fatto male, devo mettere i guanti. Non arriva su sto cucuzzo, lo vediamo. Sì, si è aperto, il sentiero va lassù, bello. Mi voglio affacciare qua. Anche una recinzione lì. Vediamo qui in mezzo che si vede, eh. Oppela. Signori. Ne valsa la pena? Sì, alla grande, alla grandissima. Allora, il sentierino non lo padellamo, è questo di qua, questo qui, questo qui camminerà lungo la rete, penso, perché lo vedo lassù, quindi devo andare lassù di sicuro. Ok, bello, ultimo sguardo. Che top, ragazzi. Per fortuna mi sono perso oggi. Quanto è bello sto sentierino pulito che va su. Ora lassù si risporca. C'è 300 metri di bosco, che nel cazzo di buono, però qui è bellissimo. Bellissimo. Un po' di motore. Bellissimo. Sono curioso di vedere, perché di sicuro sbuco dalla via che da Poggio Rosso va alle Ceregne, ma voglio vedere dove la prendo a sto punto. È un taglio bellissimo questo per arrivare al ponte del Singello. Top, top, top. Ma poi che panorama, ma guardate qua. Ma vi rendete conto? Laggiù tutto il borgo, bello. Lassù c'è un'altana. Mai vista prima. Attenzione, perché qui devo capire dove va il sentiero. C'è mille tracce. Bella quell'altana. Vediamo, preso bene? Boh. Mi sa di no. Che palle, eh? Forse sì. No. No. Siete qua? Madosca, mi sono perso un'altra volta. Allora, sono arrivato in un altro piano. Lì c'è quell'altana, mo se va a vedere.
Il sentiero sarà questo, per forza. E va su, lassù, lassù c'è qualcos'altro, ma dopo si va a vedere. Ma sono curioso di vedere quell'altana. Come on! Quest'altana ce la fate. Deve essere qui. Che sarà? Ora voglio andare a vedere quell'altana io. Ma per curiosità sono curioso di vedere dove sono sbucato prima. Ecco qua. E questa è la strada per le Ciregne. Sicuro. Fico. Gran bel taglio ho trovato. A vedere. Che questa è entrata in discesa, noi non si è mai visto che si viene giù tutta a spada. Ci va messo il cartello Bascia Bike. Qui. Ah, lì, questa è la via che va alle Ciregne. Per forza. E qui mo ci si fa qualcosa. Una pila di sassi, ci metto qualcosa. Sentiero per andare al Singerna, al cimitero del Singerna, Ponte Singerna. Fantastico. Ora andiamo a vedere quest'altana. Se si trova la strada. Che non è questa, eh? Come fa essere chiusa? Parte in cinghiale. L'abbiamo fatta. Io la imboscavo un po' più. Vediamo. A capire. Ci ha lavorato. Ma che faccio? Volevo salire, ma l'ultimo regge, mi sa. Bella storia. Scendiamo che meglio va. Questi legni sono un po' datati. Bello. Io non sapevo come fare a segnalarlo. Se qualcuno viene giù da punto panoramico, c'è sto rettilineo. Trrr. Ho messo quel sasso, chiamiamola punta, sto scoglio. C'è sto spiazzetto e il sentierino che va là. Qui la discesa continua, va giù alle Ciregne. Questa sbuca al ponte del Singerna, al cimitero abbandonato del Singerna. È da fare, è bellina, è sporca un chilometro. Ah, poi lo vedete, c'è quell'altana di legno. Si vede male forse lì dalla strada, ma si vede proprio lì da quell'altana di legno. Il sentiero prosegue qua. Curva, va dentro il bosco, poi sbuca dove è un capannino da caccia, lì diventa ampio, insomma, dopo lì si fa bene. Qui ci sarebbe da pulire la segnale un attimo. Bello, mi sono piaciuto anche oggi. Mistero. Ma come mai sarà sempre così buio sta parte del bosco qui? Va che impronte. Un gevere quella. Anche questa è palude vera. Infatti qui tocca fosse furbi. Ci hanno messo i legni per passare. C'è anche il filo spinato però. Hanno fatto un trappolone qui, eh. Occhio chi viene in macchina. Guardate che impronte. Questi sono zoccoli però. Prima si avrebbe allungate. Ah, sono salita adesso, già mi fai riscendere, no? Vai. Sentierino che te ne vai. Lontano da qui, dimmi dove sbucherai. Ah, che spettacolo, giù per Poggio Rosso. Ora è lontanissimo, ma nel crinale di quel campo. Uno, due, tre, quattro daini. È arrivata la voce. Vedete bene, sei sono, voilà. Spariscono. Ciao. Vediamo se sarebbe con più giù, ma sono entrati dentro al bosco.
Eccoli, va? Bello. Va? Due cuccioli, tre cuccioli, una mamma. Belli.